Buon venerdì a tutti, amici che ci seguite. Questa è Canale 2, c'è la nostra rubrica di approfondimento quotidiano, nella quale ogni giorno trattiamo un tema, o meglio, trattiamo anche diversi temi. Oggi parleremo di impianti sportivi, parleremo di viabilità, parleremo di problemi che riguardano la nostra città e vi presento l'ospite che abbiamo in studio, Marco Rifino, consigliere comunale del Partito Democratico e componente della Commissione Sport, Cultura e Tempo Libero. Grazie, Felice, per questo invito. È sempre Ci un. vediamo da Non una ci vita, vediamo già da un po'. da un anno, dallo scorso anno. Mi hai trascurato. Mi hai Ma no, trascurato per dipende. un po'. Vuol dire che sei buono. Noi solitamente chiamiamo i cattivi. Quelli I buoni li cattivi. chiamiamo ogni No, tanto. No, io sono... mi tengo buono e ci tengo a ringraziarvi per il lavoro che fate e per questo invito ancora una volta. Beh, cerchiamo di fare del nostro meglio, di tenere vicino il collegamento fra la classe politica, i problemi alla città e cerchiamo di farlo anche in un modo abbastanza corretto. Poi a volte sappiamo che nella vita una parola può spostare tante cose, fa parte, insomma. Per far capire il lavoro importante che svolge questa televisione, specialmente sul territorio altamurano, io l'ho capito quando diversi anziani, da quando ormai non fate più il TG, che Sì. secondo me è una grandissima perdita per questa città, gli anziani mi chiamano e dicono: ma perché avete tolto il TG di Canale 2? Ah, Ho detto: ma pensavano fosse del sì, del comune. comune, no, non c'entriamo noi, no, ma Sì. abbiamo sentito che l'amministrazione ha deciso di toglierlo. Ho voluto rassicurare quei pochi anziani che noi non c'entriamo niente. È una Canale scelta editoriale della nostra 2. emittente. Per il momento è così, insomma, è inutile che torniamo. Sappiamo che Certo, sì. manca il nostro telegiornale, sappiamo che questo contenitore di notizie aveva la sua valenza, però non è che siamo da meno, insomma, nel senso che Assolutamente. non abbiamo chiuso i rubinetti perché, anzi, Canale 2 c'è, Un buon approfondimento. ha preso anche, diciamo, molta più visibilità perché è un modo di raccontare le notizie in modo diverso anche, quindi il È vero. telespettatore si deve abituare. Poi abbiamo Un nuovo anche format. Chicchirichì, che è un programma di provocazione, un po' Sì. alla ricerca delle cose che non vanno. Noi riceviamo mediamente 40-50 segnalazioni al giorno da cittadini che, chi per un motivo, chi per un altro, ci dicono le cose che fanno parte del marciapiede, la strada Un po' rotta, come la striscia la buca. notizia. Sì, è un po' quella striscia quotidiana. Poi le informazioni le passiamo, anzi abbiamo implementato le trasmissioni, convegni, eccetera, eccetera. Quindi, però il telespettatore era abituato a quella pillola di 10 minuti condensata dove aveva tutto. Quelle E 3-4 notizie fondamentali quotidiane. allora andiamo avanti. E sappiamo che gli anziani ci seguono, anzi, un saluto a tutto il caro pubblico over, diciamo così, perché poi dire anziani è anche un po' offensivo oggi. Siamo tutti giovani, insomma. Non ho voluto dire i vecchi, quello è una parola un No. po' più forte, però. Salutiamo gli over che ci seguono, le signore e i signori, sappiamo che sono tantissimi, salutiamo anche tutta la popolazione scolastica. Stamattina è passato uno scuolabus e i bambini mi avevano visto sul marciapiede, poi si sono girati tutti, è quello di Canale 2. Quindi ecco, facciamo presa anche sulle Sui giovani, bambini, certo. sulle nuove leve. Quindi. Vabbè, allora, dopo questa piccola prefazione che riguardava la nostra emittente, parliamo con Marco Rifino di impianti sportivi. Sappiamo che questa città è un po' carente, o meglio, ci sono anche alcune strutture, però non è che siano proprio eccezionali. Teniamoci comunque quello che abbiamo, perché ci sono zone dove poi c'è proprio nulla, alla fin fine non dobbiamo vedere solo chi sta meglio di noi, c'è anche chi sta peggio. Quindi diciamo che stiamo nel mezzo, eh? È Certo, giusto che siamo a metà fra chi sta bene e chi sta male. siamo medio-alta. Secondo me, perché io saprai, giro ora un po' meno, giravo tanti palazzetti, diversi palazzetti della provincia e della regione. E devo dire che un palazzetto come quello di Altamura, mi riferisco a quello in via Piccinni, è uno dei migliori. Un impianto riscaldato, un impianto di illuminazione ottimo, cosa che negli altri palazzetti non si vede. Altamura non è carente, è solo che dobbiamo utilizzare meglio quello che abbiamo. Noi da settembre, e proprio stamattina ho sentito Vito Farella, un ottimo dipendente del comune di Altamura, del settore dei lavori pubblici, mi sono fatto dare un aggiornamento sull'aspetto del palazzetto di via Piccinni. Dovevamo aprirlo a marzo-aprile, poi ci sono stati dei ritardi, ovviamente tutte le cose tecniche che
ogni volta appesantiscono la burocrazia di questa nostra Italia, e apriremo a settembre. Quindi dopo le vacanze, dopo, per il prossimo campionato. Per l'inizio del nuovo campionato, il palazzetto, la cupola di via Piccinni sarà aperta. Con quell'apertura Altamura avrà tre palazzetti attivi. Chi la utilizzerà poi? E là bisognerà fare, la mia idea, che è, ci stiamo confrontando anche in commissione su questa cosa, sarebbe opportuno destinare un palazzetto per ogni sport, più o meno. Penso ad esempio il palazzetto di via Manzoni potrebbe essere utilizzato principalmente dalla pallavolo. Per il volley. Per il volley. La cupola potrebbe essere utilizzata per i campionati minori, quindi le giovanili di pallacanestro, e anche il campionato di pallacanestro fino alla Serie D. Ad Altamura noi abbiamo la fortuna di avere anche la Libertas, che fa un campionato di Serie C Gold, e pertanto non potrà, per una questione, proprio le misure della federazione non consentono disputare il campionato in quel palazzetto, e quindi per forza di cose dovrà disputare il suo campionato sempre in via Piccinni, al palazzetto più grande, non alla cupola. Giusto, sì, palazzetto perché, più grande. Perché è più grande. E poi il calcio a 5 e la palla a mano potranno continuare in nel palazzetto grande in via Piccinni. Così andiamo un po' a riordinare le strutture sportive e anche le tantissime associazioni sportive, perché ad Altamura gli spazi dei palazzetti sono sempre tutti pieni, perché ci sono tantissime associazioni sportive, e noi lo scorso anno abbiamo voluto come amministrazione una proposta che ho fatto io, firmata, e di questo ringrazio tutta la maggioranza, per la riduzione del ticket che ogni associazione paga. La riduzione però riguardava solo i campionati giovanili. Questo sta a significare, era un piccolo aiuto, però sta a significare che non vogliamo... Noi vogliamo puntare l'attenzione principalmente su quelle associazioni che prendono i ragazzi dalla strada e li mettono a giocare. Così è, innanzitutto lo sport è sotto l'aspetto sociale è importantissimo, e quindi avere tante associazioni che si occupano di sport giovanile è fondamentale per una società. Ovviamente non vogliamo così penalizzare le squadre che fanno campionati a livello anche nazionale, regionale, le cosiddette prime squadre, però era un piccolo aiuto. Ovviamente non si è fatto solo per i palazzetti quella riduzione, ma anche per lo stadio Tonino D'Angelo e anche per il Cagnazzi. Principalmente per il Cagnazzi, ovviamente, perché al Tonino D'Angelo giocano solo due squadre. Solo le due squadre sono. Esatto, sì, non giocano le giovanili. Però la riduzione è stata prevista nel regolamento anche per quelle strutture. Allora, abbiamo parlato un po' di calcio. Sappiamo che il calcio poi è un po' la croce, la delizia un po' di tutti noi cittadini. Altamura è riuscita piano piano a tornare in Serie D, adesso insomma sta consolidando, sta andando discretamente, insomma, sta recuperando. Ci auguriamo che porti a termine questo campionato e pensi a una programmazione futura un po' più adatta alla città. È una città di 70.000 abitanti, non che merita, diciamo, ci confrontiamo quest'anno nel nostro girone, è fatta eccezione per alcuni stadi, però insomma, abbiamo Brindisi, abbiamo Taranto, abbiamo Foggia, abbiamo delle realtà che Andria, insomma, abbiamo città con le quali Altamura, insomma, non ha nulla di meno, insomma, quindi però ecco, abbiamo una struttura che non dico che il terreno di gioco, vabbè, è andabile, anzi, diciamo che è buono. Due gradinate, sì, però lo stadio è ancora carente di strutture, mancano aree stampa, mancano zone nelle quali poter operare gli operatori della stampa, su in tribune, insomma, lo stadio è ancora incompleto. Questa è una cosa di cui abbiamo parlato noi due anche in altre occasioni. È vero, lo stadio Tonino D'Angelo richiede, diciamo, degli interventi che possano renderlo ancora migliore. Però nell'ultimo anno e mezzo degli interventi li abbiamo fatti. Sì, vabbè, sono stati messi le torri faro, sono stati piazzati 400 sedioline, sì. Sì. Sono stati messi 400, se non ricordo male. Piano piano bisognerà pensare anche alla sala stampa, perché effettivamente
semmai dovesse, e speriamo che... Ma non solo sala stampa dove fare le interviste, no, proprio anche la postazione, la zona, le postazioni dove fare operare ora, i giornalisti. Ora si fa in un gabbiotto che, diciamo, non è proprio consono, diciamo, alla vostra attività. Pertanto possiamo sicuramente pensare di migliorare sotto questo aspetto, e anche mi hanno riferito più volte l'audio non è perfetto quando devono fare anche delle comunicazioni per i tifosi, diciamo presenti. Non è perfetto, diciamo che non è perfetto, fa sì. Proprio è da vergognarsi. È stato fatto un intervento diversi anni fa che secondo me non era l'intervento giusto, sono state messe delle casse che non sono adatte per quella struttura. Pertanto possiamo pensare, e mi interfaccerò direttamente con l'assessore ai lavori pubblici per vedere nel più breve tempo possibile come realizzare e migliorare questi aspetti di cui abbiamo parlato. Questo per il D'Angelo. Per il Cagnazzi c'è stato un periodo nel quale sembrava che si muovesse qualcosa, poi tutto si è fermato, mi riferisco ai vecchi politici. Poi è arrivato adesso il governo Melodia, a dire il vero non vi siete mai spesi nessuna promessa per il Cagnazzi, quindi, perché non c'era da promettere nulla, però ecco, c'erano alcune voci di corridoio su uno studio di per un progetto, un parcheggio, lo stadio su, il parcheggio sotto, ma c'è qualche cosa di fondato? Siamo in attesa di ricevere un progetto di finanza per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo e il rifacimento di tutto lo stadio, di tutto il campo in erba sintetica, speriamo, sul piano terra. Questa struttura deve essere utilizzata ovviamente anche dalle scuole che sono lì vicino, però siamo in attesa di ricevere questo progetto. Non è una cosa, secondo il mio parere, che può realizzare solo la pubblica amministrazione, perché è un intervento molto costoso. Pertanto prevedere un progetto di finanza credo che sia la soluzione migliore. Si pensa al parcheggio, sì, ma se si pensa solo al sintetico... Se si deve fare solo il sintetico, sì, si può realizzare. I costi diventano più accessibili. Sì, assolutamente, solo che bisogna dire anche un'altra cosa. Tutta l'area del Cagnazzi non è agibile, mi spiego meglio. Si dovrebbero giocare le partite a porte chiuse. Vabbè, questo per chi non conosce le regole sul pubblico spettacolo. Esatto. Diciamo mancano i parcheggi, tutti i servizi attorno. Non è, diciamo, qualcosa che può essere sostenuta in questo modo. Comunque là giocano diverse associazioni sportive, diverse squadre. E quella sì che è la pecora nera di Altamura tra le strutture sportive. Una struttura che non è mai stata riqualificata. Degli interventi che sono stati fatti negli ultimi mesi, c'era quel polverone che si sollevava ogni volta che giocavano i ragazzi, e non è possibile, non è assolutamente pensabile far giocare dei ragazzi in un campo in cui mentre corre respira la polvere. Io mi sono espresso con un no comment, perché mi sembrava un po' assurdo sbagliare dopo tanti anni la sabbia, insomma. Cioè, sì. Chi opera in quel settore sa benissimo quale tipologia di terreno mettere, certo, sì, per evitare che venga sulla porta. Vogliamo pensare a male? No, per no, carità, tutti io, possono io, sbagliare, no, perdoniamo chi sbaglia. Vabbè, ok. Però, allora, mi associo al tuo no comment. Il cittadino può perdonare, però insomma dà fastidio. Felice, mo dico una cosa, io... Se un po' mi è conosciuto, non ho timore di dire le cose così come mi vengono in mente. Sono una persona molto obiettiva, ma io non credo che sia la politica a scegliere la polvere, la terra da mettere in un campo. No, e chi ha eseguito i lavori? No, però okay. Io penso che c'è un ufficio tecnico che è proprietario, il comune è proprietario, e deve fare una verifica e dire scusate, ma... Sì. Non ci siamo. No, volevo solo specificare che non è la parte politica che si deve occupare poi di andare a comprare la terra. No. È l'impresa esecutrice. Esatto, sì. Però la politica, o meglio, più che la politica, a sto punto io metto uffici, da parte, ci sono i tecnici, certo, degli uffici comunali. Che conoscono, hanno le competenze. È casa tua, certo. È come se io chiamo qualcuno a fare un lavoro a casa mia, vado a controllare perché devo pagare, voglio verificare se il lavoro... No, volevo solo specificare che appunto non è una questione politica. No, per carità. No, mi sembra che tutto dipenda dall'incapacità o dalla capacità dei politici. No, molte volte sono anche i funzionari, esatto, che fanno diversi errori, come tutti sbagliano, però alcuni errori sono molto più evidenti di altri. Certo, no, è una questione che purtroppo, ahimè, ci è caduta addosso. Abbiamo fatto parlare un po' male di noi, perché insomma, tutti si poi... Certo, è vero.
molti hanno visto anche qualche foto che girava sui social, il campo che veniva anche rullato con un'autovettura. Sembrava oggi le comiche, però. Ma no, siamo a livello con tutto il rispetto. Cioè, mi sembrava Congo-Burundi. Cioè, un campo di calcio di una città del cuore dell'Africa, insomma. Non si può. È vero. Rullare il campo con un'autovettura, gli altri che aspettavano per giocare. Sì, no, non era assolutamente pensabile. E un dramma, se vogliamo, perché abbiamo detto, lo sport serve a togliere i ragazzini di strada, lo sport serve a educare, lo sport serve a insegnare anche la disciplina, il rispetto delle regole, dei ruoli, lo stare insieme, quindi specialmente gli sport di squadra servono proprio a quello, una grande, il compagno. Vabbè, io so che sto dicendo una cosa che tu comprendi perché sei sempre stato vicino al mondo dello sport, però convieni con me nel dire che tutta la burocrazia incombe su chi vuole fare qualcosa. Molto, io mi rendo conto che faccio un salto indietro di un anno fa abbiamo approvato in commissione, nella seconda commissione, il regolamento sulle DECO, le denominazioni di origine comunale, una cosa semplicissima, l'abbiamo approvato, è andato agli uffici, gli uffici l'hanno modificato così come noi avevamo proposto, è tornato in prima commissione, in una commissione è stato approvato subito il regolamento, è tornato negli uffici, non se ne sa più nulla. Capisci bene che noi politici possiamo, noi consiglieri comunali possiamo stare lì a controllare, a vedere, a spingere, a spronare, però poi ci cadono le braccia. Quindi, molte volte su alcuni aspetti. Possiamo dire a chi si aspetta qualcosa nell'immediato che non c'è nulla, né per il D'Angelo né per il Cagnazzi. Nell'immediato per il Cagnazzi credo che non ci sia nulla. Per il D'Angelo possiamo, ho detto, già domani mattina chiamerò l'assessore ai lavori pubblici e vediamo un po' se già una sala stampa o la tribuna stampa, correggimi se sbaglio, si chiama tribuna stampa, proprio delimitare, parla bene, perché il giornalista si possa, non dovrebbe essere, ma poi ripeto, noi oramai qui vengono squadre di calcio che si portano dietro 8, 10, 12 giornalisti. Fare stare nella tribuna insieme a tutti i tifosi e stare a contatto con i tifosi non è, perché credo che se qualcuno volesse fare una telecronaca non si può assolutamente, a parte che si occupano dei posti a sedere, quindi si potrebbe utilizzare un'area un po' delimitata. Capire, chiudere anche, cioè io ho visto anche stadi adattati alla meno peggio, però insomma sono andato a Rende dove non so come ha fatto il comune ad autorizzare dei lavori con delle tavole, con i chiodi, dove potevi anche appendere il cappotto. Cioè, però, Altamura è una città che non si può permettere questo, insomma. Dovrebbe fare un piccolo salto di qualità. Anche perché abbiamo dei bei locali, bei ristoranti, ma poi uno viene allo stadio. Sì, è vero, condivido. Ho detto domani mattina sento l'assessore, vediamo un po' quello che si può fare. Non per me, per i tifosi, per chi frequenta la nostra città, anche perché poi noi siamo tutti di passaggio, dobbiamo lasciare un ricordo, quindi sarai ricordato come quello che sei impegnato per fare qualcosa. Per qualcosa di positivo, se poi ci devono ricordare per qualcosa di negativo, meglio di. Senti Marco, tu sei anche un membro di un comitato, quello di Via dei Mille, che insomma con il quale insomma, venne qui il presidente, parlavamo un po', sollevavamo un po' tutta una serie di problematiche che ahimè gravano su quella strada, che è una strada dell'anello che circonda il Borgo Antico, sulla quale c'è tutto il traffico che proviene da Corato, da Gravina, da Matera, doppio senso, attività commerciali che muoiono perché non c'è parcheggio, quindi il cliente non può fermarsi, le stradine laterali da sole non sono sufficienti. Ecco, questo comitato ha sollevato una serie di criticità che riguardavano anche lo smog e aveva proposto di valutare lo studio, l'ipotesi di trasformare anche quella strada a senso unico e capire poi se da Porta Matera verso Porta Gravina o viceversa, quindi fare questo studio di fattibilità. Però ecco, c'erano anche altre situazioni che si pensava di sistemare la viabilità anche su Porta Matera, la villa da dietro, però bisogna attendere i lavori della villa, da incastrare un po'. Bisognerà sicuramente attendere poi i lavori della villa grande, così come è conosciuta dagli altamurani, per poi rivedere anche la viabilità in quella zona. Per Via dei Mille
La situazione è sempre stata, lo sappiamo, è difficile, ma se noi ad oggi diciamo vogliamo fare Via dei Mille a senso unico, la gente ci prende per pazzi. Ovviamente Via dei Mille a senso unico, lo sanno benissimo gli amici del comitato Via dei Mille, che è un progetto che richiederà tanto tempo, però se ne sta iniziando a parlare. Non è facile neanche far capire agli stessi cittadini e commercianti di Via dei Mille che questo richiederà parecchio tempo. Io provo a spiegarmi meglio. Noi, ad esempio, ieri è stato, nei giorni precedenti è stato presentato il DUC, il distretto urbano del commercio, che si collega bene con la questione di Via dei Mille, perché il distretto richiede la delimitazione di un'area. Quest'area è stata individuata in quella del centro storico e comprende anche tutte le perimetrali, se esatto. Sono state prese. Una delle azioni che hanno proposto i bravissimi ragazzi che fanno parte dei tecnici, ingegneri, architetti di esperimenti architettonici, hanno proposto di riaprire alcuni di quei locali che sono sfitti da diversi anni. Questo può dare la possibilità ai proprietari di quei locali di riaprirli, dandoli per un mese di tempo a titolo gratuito per far provare a qualcuno aprire un'attività in quel locale, vedere, magari va bene, gli piace il punto, gli piace il locale, capisce che ci sono delle opportunità e quel locale torna a vivere. Torna in vita, sì. Dei temporary store, avevamo parlato con... Esatto, sì. E quello è un aspetto molto importante, perché Via dei Mille non dobbiamo solo fossilizzarci su Via dei Mille a senso unico, ma io penso pure alla riqualificazione di Via dei Mille dal punto di vista estetico, l'eliminazione di barriere architettoniche, perché Via Le Martiri è comunque a doppio senso, però se uno volesse farsi una passeggiata sceglierebbe più Via Le Martiri che Via dei Mille. Marciapiede da una parte più largo, ci sono degli alberi, oltre alla questione dei parcheggi, cioè, si riesce a camminare molto più comodamente ed diventa più piacevole una passeggiata. Invece su Via dei Mille il marciapiede è più stretto, poi ci sono i gradini, ci sono le botole delle abitazioni vecchie, poi ci sono i gradini, diventa scomodo passeggiare, sì. Anche per una carrozzina, anche per dei ragazzi diversamente abili, è impossibile. L'altro giorno ho visto, ora ci sono anche delle nuove costruzioni, quindi questo ci fa pensare che Via dei Mille vuole tornare a vivere, perché se dei proprietari di edifici decidono di costruire dei nuovi appartamenti, forse qualcosa, proprio quella strada non è così morta come alcuni vogliono far pensare. Poi c'è il PUMS che è stato già approvato in giunta e verrà in consiglio comunale nelle prossime settimane. Il PUMS, gli ingegneri del PUMS hanno già pensato a Via dei Mille a senso unico, quindi è una cosa che tecnicamente si può fare, però la mettono nel lungo periodo. Io ho parlato con l'ingegner Di Fronzo, che si è occupato proprio del PUMS, ho chiesto: ma perché non la possiamo fare nel breve periodo? Lui mi ha detto: Marco, se facciamo una strada nel senso opposto la possiamo fare pure nel brevissimo periodo, non è un problema, però la dobbiamo trovare, ed effettivamente non è facile trovare quella alternativa. Però io voglio sempre cerco di trovare sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno. Ok, nel frattempo che troviamo questa strada, nel frattempo che allarghiamo i marciapiedi, nel frattempo che facciamo tutte queste opere di eliminazione di barriere architettoniche, possiamo eliminare i pullman dal centro. Perché vedere già i camion non dovrebbero passare. Io ti invito a contare proprio quanti sono i camion anche durante la notte che passano sotto, che percorrono Via dei Mille. E di notte un camion quando passa fa tremare le abitazioni. Poi i pullman che passano sono innumerevoli, sono tantissimi. Ciò non significa solo smog, ma anche un disturbo sonoro, il traffico, cioè comporta anche una questione di sicurezza, perché una cosa è vedere una macchina, un'altra cosa è vedere un pullman. Se delle persone attraversano dietro un pullman e non se ne sta accorgendo la macchina che sta venendo di fronte, possono essere investite. E abbiamo già avuto e ricordato anche da questa emittente l'incidente avvenuto nel 2001, se non ricordo male, a Porta Matera. Esatto, avanti proprio alla statua di Padre Pio.
Diciamo che onde evitare tutti questi problemi e il ripetersi di questi spiacevoli eventi, sarebbe opportuno creare un interscambio, un hub di interscambio dei pullman, in cui pullman di linea e turistici arrivano. Se le persone devono scendere ad Altamura, deve esserci pronta una navetta, un pullman di città che si farà il giro della città, delle strade urbane. Solo in questo modo riusciremo ad evitare. Sì, molte città si sono già organizzate e strutturate per questo. Noi abbiamo facciamo degli incontri, io e il collega consigliere Massimo Iurino, facciamo degli incontri periodici, una volta al mese più o meno, con il comandante dei vigili urbani e l'ingegner Gino Maiullari, dirigente dei lavori pubblici, in cui individuiamo delle pecche e cerchiamo di trovare una soluzione. Era ed è compito del comandante organizzare un incontro con Marino, con la COTRAP, STP, SITA e tutte le falle, tutte le compagnie che passano da Altamura, per capire dove, come e con quali orari organizzare questo hub di interscambio, anche per un progetto pilota. Si potrebbe pensare inizialmente di farlo, non so, avanti allo stadio o in piazza Stazione, e vedere se funziona come sistema. Se poi vediamo che il disagio aumenta piuttosto che diminuire, allora si ritorna alla situazione. Ma almeno si fa qualche esperimento. Insomma, ma si deve fare per forza un esperimento. Si tenta un po' di capire se ci sono già, soluzioni già questi diverse. Questi piccoli accorgimenti potrebbero dare a Via dei Mille un aiuto e far capire a tutti i commercianti e cittadini di Via dei Mille che qualcosa si sta facendo, qualcosa che ad Altamura, in Via dei Mille, non si è mai fatto. E questo lo dobbiamo dire, perché da tantissimi anni cerchiamo di parlare di Via dei Mille, ma mai nessuno ne aveva parlato anche da questa emittente. No, Via dei Mille è un problema che abbiamo sollevato inizialmente con il vostro comitato. Insomma, tutti si sapeva dei problemi di Via dei Mille, però nessuno si poneva realmente la domanda, diceva, i residenti stanno bene, non stanno bene, sono contenti, non sono contenti, quindi diciamo il problema è venuto a galla. Allora, il tempo l'abbiamo utilizzato, abbiamo qualche minuto ancora per parlare di una tua proposta. Ho sentito parlare di una festa del pane, Altamura, uno appena arriva legge benvenuti alla città del pane, anche se adesso diventeremo la città dei dinosauri, perché... Ah, dell'uomo di Neanderthal, abbiamo... Diciamo, no, siamo noi cittadini, perché portiamo i cani che fanno la cacca dappertutto, parcheggiamo con le auto dentro i negozi, buttiamola, la signora, diciamo, senso innaffiano le piante mentre passano i pedoni sotto, cioè... Siamo noi i dinosauri, ci metto anch'io, siamo tutti noi. È vero, diciamo che il senso civico un po' ci manca e lo dobbiamo ritrovare. Ritornando alla festa del pane, io ho fatto un post, ho scritto un post su Facebook in cui dico che è assurdo che ad Altamura non ci sia, che è riconosciuta in tutto il mondo come città del pane, non ci sia una strada dedicata ai fornai, non ci sia una piazza dedicata ai fornai, non ci sia una statua, e che non ci sia un evento dedicato solo al pane di Altamura che sia in grado di attrarre tutte le DOP, tutte le IGP del sud Italia e di tutta Italia. Io penso a collegamenti come Parma, Parmigiano Reggiano, Modena con l'aceto balsamico, cioè potremmo creare dei collegamenti che ad Altamura porterebbero non solo l'immagine. Ma noi siamo a quel livello, ecco, siamo apprezzati con quel livello di qualità nell'Italia. Sì, noi siamo apprezzati con quel livello, però non riusciamo commercialmente a sfruttare quel marchio, quel pane di Altamura, non lo riusciamo a sfruttare. Quindi tu hai pensato a una festa del pane. Io spero che, spingo più volte il presidente del consorzio Pane DOP di Altamura, Gino Picerno, a proporre, perché la proposta poi deve venire dal consorzio, perché non può il comune di Altamura, anche per una questione di disciplinare, non può il comune di Altamura prendere e organizzare da solo la festa. Deve mettere assieme delle associazioni. Le può mettere insieme. No, ma già il consorzio Pane DOP di Altamura, se volesse fare questa festa, basta solo che propone, dice qual è la spesa, qual è il programma, e si inizia ad organizzare. Il comune darà sicuramente, di questo io mi farò promotore, darà sicuramente un supporto logistico e, laddove possibile, anche una... La DOP comunque gestisce dei fondi per la promozione, del marchio, sì, cioè, e la tutela del marchio. È quello che deve fare. Quindi dal punto di vista economico io
ti dico davvero che non so quali sono le condizioni delle casse del consorzio e non ho intenzione di saperlo, però sappiamo bene che per organizzare una festa fatta per bene ci vogliono dei fondi. Se il comune potrà, darà sicuramente qualcosa, come fa per tutte le associazioni di Altamura. Si presenta un progetto e in base a dei criteri vengono elargiti dei contributi. Perché? Ma Altamura deve per forza avere la festa del pane DOP di Altamura e ho proposto pure proprio al presidente del consorzio di rifare i cartelli all'ingresso della città, perché in alcuni ingressi non si vedono più, quindi farli pure più belli, non solo con la scritta, sarebbe già un impatto molto più importante. Poi se riusciamo a mettere una statua, ad esempio il consorzio, l'ultima cosa poi chiudiamo, so che il tempo stringe, il consorzio ha proposto al comune di mettere una statua nell'atrio della sala consigliare, quella statua fatta dal bravissimo artista Peppino Di Lena che era esposta avanti alla Proloco, ha proposto di metterla per un anno nell'atrio del comune della sala consigliare. Credo che già quello sia un piccolo passo in avanti. Vediamo nei prossimi giorni come si concluderà questa proposta. Va bene, è stata una puntata interessante, come avete sentito, insomma, dai giovani vengono un po' di idee, un po' di situazioni, ecco, per smuovere un po' la città, però poi bisogna fare i conti anche con la burocrazia che purtroppo, ahimè, in Italia è sempre quella che è. Posso solo una questione, che me la sono scritta ma non l'ho detta, quando abbiamo parlato di sport. Sì. Nei prossimi giorni stiamo cercando di organizzare degli incontri anche con le associazioni, vediamo di coinvolgere anche le associazioni, perché penso che i palazzetti, le strutture sportive non possano più essere gestite dalla pubblica amministrazione. Ovviamente devono essere gestiti in modo tale che sia garantito il servizio principalmente alle associazioni sportive, mantenendo il costo calmierato così come è ora. Però per una questione proprio pratica, quando si rompe una lampadina, si rompe il tabellone segnapunti, si rompe il riscaldamento, i tempi della burocrazia ci portano ad avere il tabellone, faccio un esempio, rotto per diverse settimane. Ciò può significare partita persa o una multa per le associazioni, e avvieremo una interlocuzione con le associazioni e non solo per capire come modificare la gestione dei palazzetti. Io credo che dandolo esternamente, così come avviene per Bari e per tantissime strutture altre strutture, le società sportive che le usano, insomma, credo che quello possa essere nella maggior parte futuro. Dei casi già sono loro che provvedono a sistemare questa roba, perché se aspettano pantalone non arriva mai, altrimenti i tempi sono lunghissimi per comprare anche le palette per segnare i falli delle partite di pallacanestro, pertanto poi le associazioni vanno, le comprano e hanno risolto il problema. Quindi di credo fatto succede così. Che l'obiettivo sarà proprio quello di esternalizzare la gestione e avvieremo una interlocuzione nelle prossime settimane. Va benissimo, ringraziamo Marco Rifino, consigliere comunale del Partito Democratico, per essere stato qui con noi, componente della Commissione Sport, Cultura e Tempo Libero. Ringraziamo voi, gentile pubblico, per averci seguito. È tutto per questa puntata. Come sapete, dopo di noi già sta bussando, c'è Emanuele Giordano con Chicchi Ricchi, e quindi vi lascio a lui. È tutto, ci vediamo lunedì.